È bella l'espressione con la quale si conclude la lettura degli Atti degli Apostoli. Vediamo davvero Stefano, questo giovane, questo ragazzo che faceva anche lui grandi prodigi, compiva segni tra il popolo e viene osteggiato. Allora istigarono alcuni perché dicessero: lo abbiamo udito pronunciare parole blasfeme, no? E presentano anche falsi testimoni nei suoi confronti. Ma è bello, ecco, viene portato nel Sinedrio ed è bello, ecco, è bella questa espressione con la quale l'autore degli Atti degli Apostoli dice: tutti nel Sinedrio, fissando gli occhi su di lui, vedevano il suo volto come quello di un angelo. Ecco, che i nostri volti in questo tempo di prova non vengano mai segnati, non vengano mai deturpati dai colori scuri, grigi, dalle tinte fosche della tristezza, ma che sempre sui nostri volti non manchi il sorriso, quel sorriso che viene da questa risposta che ciascuno di noi dà al Signore: sì Signore, io credo che tu sei il Signore della mia vita e tu non mi hai lasciato solo. Il Signore non ci lascia soli, il Signore viene nelle nostre case, il Signore abita nelle nostre case, Lui sta con noi, fa festa con noi.